Eccoci qua, siamo qua e facciamo questo video per spiegarvi più nel dettaglio cosa sarà la giornata di domenica 19 maggio. Una giornata bellissima. Sarà una giornata sicuramente bellissima, ma vorrei proprio spiegarvi bene perché non è una giornata normale con un semplice pranzo, una semplice esperienza. È qualcosa di più che stiamo organizzando anche a livello organizzativo. Non è facile, ma ci stiamo mettendo tutto, veramente tutto. E vorrei che capiste meglio cosa andremo a fare. Partiremo con la mattina dalle 9:30 10 fino a prima di pranzo, mezzogiorno, le 1 con l'experience di Nonna Maria. Innanzitutto, tu avresti mai pensato di diventare una maestra, di insegnare alla gente a fare quello che sai fare meglio, cappelletti e Mai, tagliatelle? però sono anche molto gelosa delle mie cose, Delle tue eh? ricette? Sì. Però quel giorno, dai, facciamo uno strappo alla regola, eh? Però sono tramandate dai miei. Generazioni e generazioni, questi sono il vero valore della cucina, il vero valore della di quello che era e tramandarlo, perché questo è importantissimo. Quindi imparerete a fare i cappelletti, a chiuderli, a fare le tagliatelle, a stendere la pasta, vi metterete le mani in pasta, sarete seguiti uno ad uno da nonna Maria e mia mamma che vi insegneranno a cucinare questi piatti storici, questi piatti pregni d'amore anche, no? Certo, con passione. Con passione. Quindi questa experience sarà veramente, veramente interessante e bella perché non è un corso dove ci sono pochi posti, posti limitati perché più di tanti non li possiamo Ma prendere, perché la certo. nonna vuole insegnarvi veramente come si fa, vero? Certo. Con le mani, Con le con le mani. mani, con le mani, con la farina Sì. sporcandosi, e sarà divertentissimo perché ci sarò anch'io, ci sarà nonno, staremo insieme, eh? Passeremo delle ore veramente impagabili perché metteremo a disposizione tutta la nostra esperienza, la loro Certo. culinaria, io magari quella più divertente, il mio lato più divertente, vi farò divertire, staremo bene e tanta voglia di imparare quelle ricette che furono ma che devono continuare a esistere perché è importantissimo. Sono umbri. Sono umbre, ma è veramente una cosa, le mangiano da tutta Italia e in tutto il mondo, In tutto credo. il mondo, certo. Quindi tutti i segreti di Nonna Maria saranno svelati, eh? Insomma. Sì, dai, saranno svelati e tramandati, quindi è importantissimo. L'experience è questa qua. Poi, passando al pranzo, sei pronto per questo pranzo? Sì, Eh? ah, pranzo, io sono sempre Ragazzi, pronto. non sarà il solito pranzo, non sarà un pranzo show, sarà uno spettacolo, perché saremo tutti insieme. Ci sarà Filiberto, ci sarà nonno Faustino, ci saranno i miei amici, sarà un modo per stare insieme, faremo, affetteremo il prosciutto insieme, ci sarà intrattenimento, perché non è che state lì a pranzo, sì, vabbè, pranzo di domenica ci sta, no, saremo all'aperto se il tempo lo permetterà, ma siamo fiduciosi e sarà bellissimo all'aperto, una location fighissima che veramente anche per riuscire a organizzare tutto non è stato facile, ma sono felicissimo. Anzi, ringrazio Villa Chiara che ci ha dato la disponibilità. È un posto magico, ragazzi, fidatevi. In tutta una collina, sarà una location bellissima. Il pranzo sarà sviluppato, chiaramente si mangerà bene perché ci sarà della qualità. Ci sarà il tartufo, perché il tartufo, quello vero, che ce lo dà Michele, quello vero il tartufo. Ci saranno le tagliatelle, quelle vere, la carne c'è. Verrà proprio un signore con il braciere, cioè Una della cosa bella, macelleria. Vabbè, ragazzi, è una una cosa cosa buona, genuina. genuina, veramente. E non sarà il solito pranzo, perché poi io suonerò, ci Certo, saranno tante certo. cose da fare e tante sorprese per voi, eh? E si sta Si insieme. sta insieme, ragazzi, potete toccarlo, fategli il Sì, ma tu peluche. adesso sta fermo. Quindi potete fare un peluche a nonno Fa Fermati, scemo! A nonno Faustino, potete fare un de brrr a nonna Maria. Cioè, ragazzi, tutto quello che vedete qui a casa sarà replicato al pranzo. Quindi non sarà il classico pranzo, non sarà la solita storia. Cercheremo di replicarlo anche. Di star Quindi bene, di passare una passerà bella la giornata giornata insieme e una e bella sarà giornata.
con i veri valori, con il valore della famiglia. Una volta. Parleremo al microfono, vi racconteremo degli aneddoti che non abbiamo mai detto. Sarà un momento veramente bello. Io ci tengo tantissimo, mi sono battuto tanto per questa, per questo evento, perché è tanti mesi che ci stiamo dietro, non è facile organizzare, quindi ecco. Lasceremo io e nonno Faustino dei bei ricordi. Dei bei ricordi sicuramente, e ci sarà anche una sorpresina. Non posso spoilerare tutto perché sennò dice, vabbè, mi hai detto tutto, che ci venga a fa. Quindi ragazzi, mi raccomando, prenotate sul sito, sapete il link, sapete tutto quanto, ma vorrei veramente gente che ci tiene a noi, che mi chiedete sempre, facci venire a pranzo a casa tua, siamo disposti a tutto, anche a pagare. Ragazzi, abbiamo organizzato questa cosa per stare insieme, vero? Certo. E quindi vi aspettiamo, così abbiamo dato un po' un quadro generale, un'infarinatura generale su quello che sarà. Vi ricordo inoltre, per chi viene da fuori, c'è il numero WhatsApp, potete chiamare, vi diamo una mano anche con le strutture per organizzarvi. Poi che dire, qualsiasi cosa scrivete al customer care. Ce l'avete il tempo, no? Il tempo c'è, ma questo... Noi vogliamo solo spiegare quello che era. In più vi diamo un'assistenza H24, qualsiasi cosa, qualsiasi domanda potete scriverlo su WhatsApp, c'è il numero della ragazza che risponde. E niente, che dire. Vi aspettiamo! Vi aspettiamo! Tutti a pranzo insieme, pranzo Umbri Experience, bellissima. Bellissima. Ci vediamo, ciao! Arrivederci!